Io credo che abbiamo retto fino a questo momento meglio di altri, o per fortuna, ma probabilmente anche per il fatto che abbiamo controllato di più. Aver fatto due screening nel mondo scolastico per migliaia di studenti e di operatori sicuramente ci ha aiutato ad individuare le figure, le persone positive inconsapevolmente che avrebbero potuto infettare altri. E con lo screening continueremo nei prossimi giorni con una grande campagna a favore delle società sportive, almeno 2000 tamponi gratuiti per le società sportive, e continueremo appena la scuola potrà ripartire, perché è evidente che la chiusura delle scuole, addirittura in zona rossa, dei nidi, degli asili, creerà non pochi problemi alle famiglie, tant'è che abbiamo chiesto alla Regione di dare una mano non solo alle attività economiche più colpite con i ristori, anche regionali, ma anche alle famiglie con congedi parentali o aiuti alle famiglie stesse. Abbiamo resistito molto, eravamo circondati, Perugia, Ancona, poi Rimini, sono rosse ormai da diversi giorni, in alcuni casi da diverse settimane, e adesso tocca a noi, quindi dobbiamo cercare di resistere, di avere pazienza, sapendo che c'è tanto sconforto in giro, però dobbiamo combattere perché il vaccino c'è, adesso va accelerato. E mentre chiediamo di accelerare a livello nazionale la campagna di vaccinazione, abbiamo chiesto alla Regione di moltiplicare i punti di vaccinazione nel nostro territorio. Ne servono uno ogni 40.000 abitanti. Un unico luogo per peso dei comuni della Valle del Foglia sta creando problemi organizzativi. Anche oggi al Monaldi c'era un afflusso eccessivo rispetto agli spazi. Noi nel frattempo abbiamo trovato con i nostri assessori un nuovo luogo all'Iper Rossini, 1500 metri quadri. Ringraziamo la struttura che ce l'ha messo a disposizione gratuitamente, quindi il prima possibile ci sposteremo o aggiungeremo anche quel posto. Però servono quattro punti tra Pesaro e Valle Foglia. Due punti a Pesaro, una a Valle Foglia, una a Gradara. E questo è l'ambito che è ottimale per fare i tamponi oggi agli ottantenni, alle categorie individuate, e più andremo avanti alle altre fasce d'età. Ancora una volta dobbiamo resistere, ancora una volta dobbiamo tenere botta, è difficile per tutti, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista delle libertà personali, però la guerra contro il virus continua, la lotta contro il virus continua, dobbiamo sconfiggerlo con il vaccino e quindi è importante fare il vaccino e è importante che la campagna di vaccinazione vada avanti il più velocemente possibile.